Allora, che cosa possiamo mangiare? Che cosa possiamo mettere nella nostra alimentazione per aumentare la massa muscolare? Lucia. Allora, Michela, mi sa che per rispondere a questa domanda andresti meglio tu, nel senso che in realtà non è che ci siano delle, a meno che non si stia parlando di persone che fanno sport e che vogliono ottenere dei risultati di tipo agonistico, e allora rimandiamo ai medici dello sport, ai preparatori atletici, ma per la persona comune, no? Diciamo che fa una normale attività fisica e che vuol mettere su muscolo, bisogna che faccia attività fisica. Non ci sono cibi particolari che aiutino l'aumento della massa muscolare. Quello che posso dire come nutrizionista è che se la persona si rivolge appunto a una palestra, a qualcuno che la segua per fare esercizi opportuni e mettere su, diciamo, e far lavorare il muscolo, beh, il muscolo com'è che aumenta la sua massa? L'aumenta perché aumentano le miofibrille che lo compongono, no? Le quali sono composte da proteine, quindi non facciamo mancare le proteine. Questo non significa fare necessariamente abbuffate di carne rosse o che so io, non dimentichiamo che le proteine sono contenute anche per esempio nei legumi o in determinati prodotti vegetali, tipo la soia, per chi magari non volesse mangiare troppa carne, e comunque non dimentichiamo le uova, il pesce, i latticini, sono comunque ricchi di proteine, no? Quindi si può benissimo fare una dieta anche povera di carni rosse, però ricca di proteine si intende che almeno una volta al giorno mangiamo una certa quantità di proteine, questo specialmente mentre facciamo questo allenamento, diciamo per l'ipertrofia muscolare, no? Quindi per riuscire a modificare la massa muscolare. Però direi che non c'è un'alimentazione che senza l'allenamento del muscolo riesca a ottenere l'aumento della massa muscolare, assolutamente. Quindi equilibrio sia nell'alimentazione, nel contenuto di proteine nella vostra dieta quotidiana e l'esercizio fisico giusto. Grazie, alla prossima!